Come dice il detto, servono soldi per fare soldi. Ottenere investimenti è quindi un'attività vitale per qualsiasi startup o azienda consolidata, che si tratti di un finanziamento bancario, di un bando di finanziamento oppure di attirare nuovi investitori. Per riuscirci, l'idea comune è che serva un'idea di business geniale e che sia sufficiente saperla spiegare molto bene. Mentre in realtà ti posso assicurare per esperienza che lo strumento più efficace per ottenere soldi non sono tanto le idee, ma piuttosto i dati. Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence. Il nostro obiettivo è aiutare le aziende a ottenere risultati appunto grazie ai dati. In questo video parliamo di dati per ottenere investimenti. Partiremo dalla nostra esperienza per raccontarti quali sono i sei principali tipi di dati che hanno aiutato noi e i nostri clienti a ottenere finanziamenti. Ma prima, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Il problema dell'ottenimento dei fondi è un argomento che conosciamo molto bene alla Central Marketing Intelligence. Infatti, noi direttamente l'abbiamo affrontato in varie misure e soprattutto con ruoli diversi, sia ottenendo fondi per le nostre attività, sia aiutando i nostri clienti a ottenere finanziamenti proprio grazie alle nostre ricerche di mercato. Già, e nel tempo abbiamo accumulato un'esperienza sul campo in tutte le diverse modalità di ottenimento fondi, dai metodi più light, come i bandi di accelerazione proposti dagli incubatori, oppure alla vittoria di premi per i progetti più innovativi. A tal proposito, proprio in questi giorni cade l'anniversario della nostra vittoria al PayPal Battle Hack negli States, in cui ci siamo portati a casa un bell'assegno da 100.000 dollari. Già, quella del premio è davvero una bella storia che poi riprenderemo anche più avanti in questo video, che ci aiuta a capire come sia stato possibile battere le migliori startup innovative provenienti da tutto il mondo. Ma per ottenere fondi non è sempre necessario vincere concorsi, infatti si può anche partecipare a bandi locali, regionali, nazionali o persino europei, come ad esempio il piano Interreg Italia-Croazia a cui abbiamo partecipato noi quest'anno. Oppure si possono lanciare campagne di crowdfunding o di equity crowdfunding, si possono proporre i propri progetti a business angels o a investitori privati di altro tipo e poi ovviamente si possono chiedere prestiti alle banche, tutte attività per cui negli anni abbiamo aiutato aziende e startup a farsi finanziare. Insomma, nella nostra lunga esperienza le abbiamo viste davvero tutte. Ma cosa abbiamo imparato da tutto ciò? Che le situazioni in cui la richiesta di finanziamento veniva accettata, quindi andava a buon fine, avevano tutte un elemento in comune. In tutti i casi i progetti erano supportati da un insieme di dati chiave ben strutturati, che rendevano solida la richiesta e soprattutto creavano fiducia nell'investitore o in chi valutasse la domanda. E questo indifferentemente dal tipo di finanziamento. Se sei curioso di scoprire di quali dati stiamo parlando, continua a guardare questo video. I primi dati fondamentali sono quelli che rispondono alla domanda chiave se esiste davvero un mercato. Sono quei dati che dimostrano che il progetto da finanziare si trova davvero in un mercato che esiste e soprattutto è davvero in crescita. Sembra ovvio, ma non sai quante aziende ci contattano perché si sono viste rifiutare l'accesso ai bandi proprio perché i dati iniziali sul mercato che avevano presentato erano un po' così campati per aria. Il secondo tipo di dati chiave rispondono alla domanda: ma a qualcuno interesserà davvero ciò che vendi? Sono infatti i dati per dimostrare che esiste un target, un insieme di persone che hanno un problema reale. Ricordati che dire che il tuo prodotto o servizio va bene per tutti significa di fatto dire che non va bene per nessuno. Fidati che nessun potenziale investitore ti crederà. Il nostro consiglio quindi è di studiare a fondo i clienti potenziali e individuare i cosiddetti early adopters, cioè i primi che sicuramente compreranno da te proprio perché presenti una nuova soluzione. Già, meglio ancora se addirittura quantifichi il costo del problema che risolvi per loro. Tornando ad esempio al premio di PayPal che abbiamo vinto in Silicon Valley, avevamo realizzato un dispositivo che rendeva le auto intelligenti e nel nostro pitch ai valutatori, quindi gli potenziali investitori, abbiamo quantificato numericamente i problemi che quel dispositivo avrebbe risolto, come il numero elevatissimo di bambini che vengono dimenticati in auto, oppure le centinaia di migliaia di dollari che le persone pagano in multe per via di disattenzioni. Insomma, quantificare il problema ci ha permesso di rendere chiaro il valore
e di vincere l'assegno. Devi poi dimostrare di aver analizzato tutti i concorrenti, ovviamente quelli diretti e quelli indiretti contro cui andrai a scontrarti. Ricordati che nessuna azienda compete nel vuoto, ma esistono sempre altre soluzioni che in qualche modo stanno risolvendo lo stesso problema, magari anche con un approccio differente. Oltre a individuarle, ovviamente dovrai andare a capire e calcolare quali risultati economici stanno ottenendo e soprattutto come fanno a ottenerli. Per raccogliere tutti questi dati devi fare una vera e propria ricerca di mercato. Se vuoi sapere come fare, nel nostro canale trovi video dedicati sia allo studio del target che della concorrenza che dei trend di mercato. Ma la cosa più importante è riuscire a trasformare una ricerca di mercato, spesso molto elaborata, in punti chiave, i dati più rilevanti che in pochissimo tempo danno però l'evidenza dell'opportunità che si sta andando a cogliere entrando in questo mercato. A questo punto però devi ancora dimostrare con la solidità dei dati che tu sei in grado davvero di entrare in quel mercato, esattamente quel mercato che hai provato a descrivere nei punti precedenti. Quindi al di là dei business plan finanziari, ecco cosa vogliono sapere davvero gli investitori. Do you know what it costs you to acquire a customer? Yeah, the customer acquisition cost, I got a little sheet here just for you, was $33. What's the average sale? What's your margin? When you pulled out the piece of paper and said your customer acquisition cost was $33, how do you know that? Because you haven't sold anything outside of the Kickstarter. Già, come abbiamo visto in questo brevissimo spezzone di Shark Tank, il programma internazionale in cui aspiranti imprenditori si confrontano con invece investitori di professione, gli investitori, anche dopo un pitch super completo, vanno a chiedere qual è il costo acquisizione clienti, ovvero quanto ti costa acquisire un nuovo cliente con una o più strategie di marketing che appunto devi aver già pianificato, se possibile anche testato, per avere un CAC più reale possibile. Questo CAC deve essere quindi sostenibile, ovvero comparato al prezzo e agli altri costi deve garantire un margine che sia profittevole per chi investe. Per approfondire su come calcolare il CAC trovi un video nel nostro canale, il link in descrizione. Il dato successivo riguarda il tuo break-even point, ossia il punto in cui andrai a pareggio. Senza fartela troppo complicata, devi saper dire quanti clienti ti servono per andare in pari tra il totale dei costi e il fatturato che generi dalla vendita dei prodotti o dei tuoi servizi. Dopo quanti pezzi venduti o servizi erogati vai in pari con tutti i costi e il tuo investitore davvero inizierà a guadagnare. E infine, l'ultima domanda a cui devi saper rispondere con i dati concreti è: hai già traction, ovvero hai già qualcuno interessato che ha provato, comprato ciò che vendi e che quindi sarebbe poi disposto a pagare? Molti investitori vogliono vedere se hai già dei risultati, se hai venduto qualcosa, se c'è già qualcuno che ti ha dato fiducia. Quindi tutti i dati che mettono in evidenza risultati già raggiunti sono fondamentali e devono essere indicati in qualsiasi compilazione di bando o in un pitch a investitori. Insomma, se arrivi da un potenziale investitore dopo aver calcolato tutti questi dati in modo affidabile e li presenti in modo chiaro e sintetico, ti assicuro che faranno a gara per finanziarti e salire a bordo del tuo progetto. Se ti è piaciuto questo video, mettici un like, scrivici nei commenti se hai delle domande, mi raccomando iscriviti al nostro canale per non perdere i prossimi video e nel frattempo ricorda, think big data!